Ehi, ciao confraternita. Occhio a non farvi abbattere, mi raccomando. Preso l'uccello. Mi scusi, il posto sarebbe anche occupato, Va che bello, il mio fucile da Widowmaker. Che è stato? Cos'era quella luce blu? Ah, ecco cos'era quella luce blu. Ci sono dei Night Stalker che stanno combattendo contro i robot. Robot che... devo far fuori, tra l'altro. Problema risolto. E per qualche motivo c'era anche un sintetico. Beh, visto che siamo già da queste parti, forse potrei andare a fare una piccola gitarella al lago. Tanto la strada è sempre dritta. Mi sa che ci stiamo avvicinando in una zona pericolosa. Meglio prendere del Radix. Oh, fantastico, ci mancava solo la tempesta. E quando mai c'è bel tempo quando vai al lago? Ah, ma aspetta, so dove siamo. Siamo appena arrivati a un altro vault. Devo riuscire a beccare la Saltron. È appena crashato il gioco. It just works. Te l'avevo detto che c'era un Deathclaw grosso e cattivo da ste parti. Proviamo a fulminarlo. Dai, prova a venire a prendermi. Forza, forza. Ti sfido, lucertolone. Vieni e masticami se riesci. Ecco fatto. Vediamo cosa aveva. E vai, un braccio. Bravi robottoni, vi ho attivati proprio nel momento giusto. Mi ricordavo ci fosse un Deathclaw grosso e cattivo. Non mi ricordavo fosse qui. E tra l'altro ha squartato una persona e si è mangiato pure la sua mucca. Non lo vedo. Faccio un favore al mondo. Il che potrebbe... essere effettivamente un problema. Ti ringrazio. Oh, che culo. Essere tornato indietro col salvataggio mi ha portato bene allora. Certo, ho dovuto combattere solamente con un file corrotto, ma ehi, non guardiamo questi dettagli. Di questi problemi me ne devo occupare da solo, giustamente. It just works. Ed eccoci dove ci eravamo lasciati un secondo fa. Per voi. Per me è passata quasi mezz'ora. Ah, ce n'è uno leggendario. Devo sperare che non l'ho perso. Aspetta. Ah, dannazione. Vieni qua. Maledetto Assaltron, prima che mi fai l'assalto con il laser. Ecco, appunto. Aspetta che mi nascondo dietro l'albero. Ormai vi conosco ormai. So benissimo. Dove sei? Aspetta, aspetta. Love. Oh, finalmente. Un'arma unica di Fallout New Vegas. Certo, ci hai provato ad usarlo. Dov'è l'altro leggendario? Fermo, fermo, fermo. Ehi, sì, zero. Come fai a non colpirlo? Spiegamelo. Come abbiamo fatto a non colpirlo? Lo vorrei sapere. No, non subite perdite, state morendo malamente, tristemente anche volete. Ecco qua, sciolto. Se questo non è triste, chissà che cosa nascondevano in questo vault. Oh, ma guarda, un Deathclaw. Sì, effettivamente non è stata una grande idea colpirlo con una freccia. Dai, avvicinati, forza. Ma perché vengono sempre da me? Ma c'è anche Piper e Nick. Ma vai un po' da loro. Vai un po' da loro. Va bene che sono il protagonista, però... come ho detto, ci stiamo avventurando in territori in cui non dovremmo avventurarci in questo momento. Vai al Lago Cristallo e uccidi Jason Voorhees. Già. Già. Il nostro amatissimo assassino fantasma...
per qualche motivo è diventato giorno, si trova anche qui in Fallout. Dove? Credo là, che sta uscendo giusto giusto dall'acqua. Mancato. Preso, stronzo maledetto. Secondo me io. Jason Macete, Jason Mask e Jason Clothes. No, è troppo pesante, dai, ti prego, volevo vederlo in faccia. La follia si è bello che ci sono anche i suoni. Sono i suoni quelli del film, ma che figata. Mi chiedo solamente cosa abbia colpito l'altra freccia. Una torta. Vediamo un po' questi oggetti. Jason Mask e Jason Clothes. Wow, mi ha tolto praticamente tutto. Allora, clippa un pochino, ma giusto pelo pelo. Però wow, porca miseria. Peccato che il macete sia un macete normalissimo. Ah, vabbè, giustamente, Però sono la signora Vors ora. Ah, peccato. Il macete non si può migliorare. E anche i vestiti non si può fare molto. Vabbè, mi rifarò creando una nuova arma allora. Prima creiamo il Fusilade. E per secondo creiamo il Projectile. Dogmeat ancora fa il bullo con l'altra cagnolina e gli ruba il posto. Bravo. Sapete, il lanciamissili di questo gioco è carino, sì, ma abbastanza... come possiamo dirlo? Banale. Mentre questo ha un fascino tutto suo. La madonna. Non mi aspettavo anche i suoni. Beh, che dire. Dovremmo provarlo. Potrei fare il salto del soldier, spararmi ai piedi e saltare in aria, ma direi di no. Non male. E parlando sempre di Team Fortress, abbiamo anche questo bel ragazzone. Ah, funziona bene. Cavolo. Non mi aspettavo che l'animazione fosse fatta così bene. Cadrà prima o poi, vero? Allora, sì, lo vedo cadere, ma lo perdo di vista. Cioè, c'è comunque un lancio infinito, in pratica. Ah no, guardala che è arrivata alla fine. È arrivata lì. Quindi comunque il lancio è alto, ma non è infinito. Buono. Vediamo cosa e quanta roba ci vuole per fare le granate. Possiamo usare o le granate a frammentazione, che comunque è un guadagno, oppure usare questi materiali. Però mi sa che con questo ne facciamo uno, con questo ne facciamo 5. Vediamo. Sì, esatto, con questo ne facciamo 5. E sì, se ve lo chiedete, è altro peso in più che ci portiamo. Vediamo come possiamo modificarla. Alleggeriamolo un po', aumentiamo il numero di granate. Bello questo con la testa di drago. Mettiamogli una canna migliore. Ah, posso mettergli anche un monitor. Monitor che però non vediamo. Ah, posso anche cambiare il tipo di granata. Che figata. Posso farla criogenica, infiammata. Shrapnel, non so cosa voglia dire. Alexa, cosa vuol dire shrapnel? Shrapnel è una parola che significa granata contenente palette di una piccola carica che, azionata da una spoletta a tempo, esplode ad una prestabilita altezza dall'obiettivo proiettando le palette a guisa di altrettanti proiettili. Ok, non so se l'avete sentita, ma in sostanza è una granata che contiene dei piccoli proiettili. Carino! E questa è rimbalza. Scusami, devo provare questa qui che rimbalza prima. E direi di farlo rosso. Rosso mi piace un sacco. Porca troia, andiamo a provare questa qui che rimbalza. Andiamo a vedere. Si fa un rimbalzo prima di esplodere. Mi aspettavo qualcosa di meglio, sincero. Mi aspettavo tipo che ogni rimbalzo facesse un'esplosione. Vediamo quello altamente esplosivo. Questo qui altamente esplosivo sicuramente non bisogna usarlo in ravvicinato. Mi aspettavo un raggio maggiore, ma non è così male. E allora proviamo la shrapnel. Se ha un nome strano sarà sicuramente forte. Vediamo. Ah, ma... beh, non è propriamente come era descritto. In pratica è diventato uno shotgun. Non so. Penso che terrò gli esplosivi normali. Ora che il lanciagranate è a posto,
Vediamo il projectile launcher. Può sparare fino a 4 missili. C'ha un mirino con il computer, che tra l'altro traccia i nemici. Non per altro serve scienza al 4. Questo è il tipo di missile? No, questa qui è la canna. Bello, questo converte i missili in missili termici. Questi al plasma, questi criogenici e questo nucleare. Ma ci serve esperto di demolizione, ovviamente. Io per adesso farei armor penetration. C'è anche un protocollo di guardia che permette all'utilizzatore di non prendere danno, ma in teoria penso che intenda quello tipo nucleare. Però facciamolo. E vediamo un po' i colori. Carini. Eccolo qui. Allora, partiamo dal fatto che la mira fa schifo. A meno che non sei in ginocchio, ma anche lì devi tenere il respiro. Wow. Porca miseria. È velocissimo. I missili sono velocissimi. Bello, 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 mi piace. Bene, sono convinto delle nuove armi. Ehi, Carla!